Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci qui con Watch Dogs e riprendiamo la nostra avventura. L'ultima volta eravamo... ecco, abbiamo scoperto, diciamo, la vera identità di Bad Boy e quindi adesso dobbiamo... continuare il nostro cammino, appunto, con la prossima missione che ho già... ecco, segnato qua, grazie della dritta, quindi vediamo un po' di che cosa si tratta. Oh cavolo, scusate. Niente, un attimo di distrazione. Ecco, sbagliato di nuovo. Allora... quindi dobbiamo cercare di mettere al sicuro la nostra famiglia da questa misteriosa organizzazione che vuole eliminare tutti i familiari di Aiden. Allora, ci stiamo avvicinando al nostro obiettivo. Vediamo un po' di che cosa si tratterà. Ci siamo quasi. Facciamo un giro. Grazie della dritta. Vediamo un po'. Sa come attirare la mia attenzione. Ok, a bocca. Allora, raggiungi la sorgente del segnale della chiamata misteriosa. Va bene. Quindi cerchiamo di... no, non ci sono nemici in giro, vero? Ok. Allora, raggiungi quel punto lì, direi che possiamo scavalcare questo punto qua, tranquilli. Forse possiamo usare le scale. Ok. Il flusso di dati è diviso. Ci sono due scatole del CTOS. Possiamo già attivare questa, no? Che cavolo faccio? Dovevo attivare prima i nodi. E allora seguiamo il cavo da quest'altra parte. C'è una telecamera. Allora, dove va a finire? Oh, eccolo qua, uno. Uno trovato. E allora seguiamo anche l'altro. Seguiamo tutto il percorso delle telecamere. Telecamera. Quello continua di là. No. Dobbiamo avvicinarci un po'. Oh. Proviamo a cominciare a seguire. No, questa telecamera no, è quella di prima. Ecco, dobbiamo andare qui in questo vicolo, credo. La telecamera. Proviamo di nuovo. Ah, eccolo lì. Sblocca. Fatto. Allora, vediamo di entrare finalmente. Vai. Ok, i nostri fantastici nodi.
comunque possiamo sbloccare questo. Ah no no, ok. Ok, dobbiamo far andare anche il flusso giù. E ci siamo. Primo step superato. Adesso che casino è sto coso qua? Dobbiamo sbloccare prima questo qua sotto. Cambiamo un po' il flusso anche qua. Ok. E adesso deve arrivare io la corrente anche da qua. No. Ok. Allora cambiamo anche il percorso di qua. Arriva lì. No, dobbiamo fargli arrivare corrente anche da sta parte. Ok. Che va cazzo bene. È questo? Bellwether. Accedi alla rete dell'edificio. Ok, esamina l'appartamento. Allora, cos'è sta roba? Bellwether, una formula. Pastiglie. Telecamera. Creiamo. Ho sofferto anch'io. Creiamo il cellulare. Mi hai trovato. Hai sempre amato i misteri. Come va, Aiden? Damian Brands. Ma che cazzo sta facendo? Spero ti piaccia giocare. Volevo scoprire se fossi ancora all'altezza. Dobbiamo parlare. Meglio se ti sbrighi. Entrando hai fatto scattare l'allarme. Non era quello che volevo per noi, ma stanno per interromperci. Vieni da me. Sceglierò un bel posticino. Perché minaccia mia sorella? Noi non ci parliamo dal... dal Merlot. Sarà meglio che corri. Eh sì, allora... Sembra che sia un nuovo bersaglio per voi. Mollate tutto e dategli addosso. Porca miseria. Ehi, la mia macchina, che cavolo. Allora, quanti sono? Intanto prepariamoci l'arma. Dobbiamo raggiungere assolutamente la nostra macchina. Vediamo il copricavi, così forse ci può coprire. Ah, lì c'è un altro tizio. Possiamo farlo fuori. Uè. Che cavolo. Sono. Ah, eccolo, sei qua. Che cavolo. Dove siete? Stai giù. Corazzato questo. Che casino. Se uniamo anche a quest'altro copricato, così forse possiamo scendere. Vai. Sì. Peccato solo alla gamba. Il naso fuori.
sei ancora vivo. Ok, minaccia eliminata, bene. Via. Va bene, Damien. Parliamo. Ok, segui la chiamata. Riprendiamo la nostra povera auto che è stata devastata. Dunque, dov'è l'obiettivo? Qua. Facciamo un po' di manovra tranquilla. Allora. Quindi Damien è quel tipo che si è visto nell'introduzione del gioco, con cui Aiden aveva fatto quel colpo in banca all'inizio. Vediamo un po', perché a quanto pare è stato lui a chiedere di spaventare la sorella. Ma no, tranquilli. Questo è il mio solito posto. Allora, vediamo un po'. Sia lui davvero? No, è un cellulare. Sei proprio un tipo sveglio. Oggi offro. Ah, è lui. Damien. Ti sono mancato? Hai minacciato mia sorella. Perché sono qui, Damien? Sei sempre così cupo. Mio Dio. Non ti rilassi mai. Rivoglio solo il mio partner, io seduto al computer, tu sul campo a fare il lavoro sporco. Voglio aiutarti. Vogliamo la stessa cosa, risposte. Chi ci ha attaccato? E so che ti trovi in un vicolo cieco. Già, lo immaginavo. Ascolta, ti porto buone notizie. Il Merlot. Il Merlot? Al Merlot hai fatto un casino. Dovevi solo seguire un piano perfetto. Nessuno ci avrebbe scoperto se ti fossi fidato. Aveva 6 anni. Mia nipote è morta perché ti sei spinto troppo. Ah, sei adorabile. Incolpare me dei tuoi problemi in famiglia. Damien ha esagerato, ha fatto arrabbiare i cattivoni. E io allora... Tu che c'entri? Non sei il solo a soffrire. Mi hanno reso storpio. Mi hanno rubato tutto. Questo che ci unisce. Da te io non voglio niente. C'era un secondo hacker. C'era un secondo hacker. E io so dove cercarlo. Anche se è vero, Damien, non puoi farcela da solo. Io ti servo. Ma purtroppo per te, tu non servi a me. Non andare via. È una pista. Grazie della dritta. Chissà se non tenterà di fregarci di nuovo qua, va? Ammiravo Damien. Mi ha insegnato a trovare e a sfruttare le falle nel codice. Ma io gli ho insegnato a fare lo stesso senza un computer. Le persone sono più vulnerabili dei loro sistemi. Eravamo una bella squadra. Ma dopo Len, per me era morto. Non spreco più tempo pensando a lui. Ma ora ha scoperto il mio punto debole. Devo scoprire cosa sa sul Merlot. Va bene. Ok.
Ho ottenuto un altro po' di esperienza. Sempre se non ci sarà qualche altro hacker pronto ad invaderci. Ehi. Ok. E, va bene, ragazzi, io mi fermo qui con questo video gameplay. Vi ringrazio per aver seguito questo video e continueremo l'avventura con il prossimo episodio di Watch Dogs. Ciao a tutti!